Rivelazioni, quattro secoli di capolavori alla sede della Fondazione Carigò a Gorizia in via Carducci e questo quadro è una vera e propria rivelazione. In realtà si pare, pareva che fosse un Tomins e invece è un Polli ed è una delle curiosità che questa eh, mostra ci ha regalato. Eliana Magorovic, che è eh, diciamo la persona che ha redatto la scheda per il catalogo, che quadro è? Che storia è? Dunque, questo dipinto è stato appunto acquistato nel 2009, assieme ad altri tre eh, dipinti, con l'attribuzione a Giuseppe Tomins. Nel corso del restauro preliminare a questa mostra, restauro che è stato effettuato presso la soprintendenza dei beni culturali di Udine, della dottoressa Morena D'Aronco, eh, è emersa la firma invece di un altro autore e anche la datazione. Qua in alto, infatti, possiamo vedere che c'è la firma Giovanni Polli, 1853. E quindi un autore triestino, mentre Tomins era goriziano, però ha vissuto appunto a, lungo a Trieste, che eh, probabilmente, come mh, accadeva spesso per i ritrattisti che lavoravano sulla piazza triestina in quel periodo, in qualche modo ha anche cercato la notorietà eh, adeguandosi allo stile di Tomins e eh, riprendendone anche in parte la, eh, la composizione. Infatti parte dell'attribuzione eh, dell diciamo al Tomin è anche legata all'impostazione del dipinto stesso che riprende quella di altri eh, ritratti del goriziano bah, sicuramente non penso che sia stato Polli a cancellare la sua firma o cose del genere cosa può essere successo possono essere successe varie cose eh, una prima ipotesi potrebbe essere che ehm, a Polly si è stato richiesto in qualche modo dal committente stesso di eh, nascondere eh, la, la sua firma proprio per spacciarlo come dipinto di Tomins, che magari in quel periodo poteva essere impegnato in altre commissioni, oppure eh, poteva appunto non permettersi il committente un dipinto eh, del Tomins. O eh, una seconda ipotesi potrebbe essere quella di eh, un antiquario che appunto per vendere questo dipinto a un prezzo maggiore, perché comunque Tomins come ritrattista eh, è generalmente considerato più quotato di Polly, abbia eh, volutamente occultato questa firma passandoci sopra un velo eh, di pittura infatti. Questa è una parete con tanti. Quadri, compreso il, il ritratto virile, simili come stile. Perché oh, andava di moda il ritratto? Il ritratto è un genere che ha un grande successo nel corso dell'Ottocento perché l'Ottocento è il secolo della borghesia e la borghesia eh, vuole. Mh, Far vedere il raggiungimento del suo nuovo status sociale eh, emulando un po' gli aristocratici. Gli aristocratici, mh, come forse si, si sa, insomma, avevano delle eh, collezioni private d'arte molto cospicue. E, I borghesi. Diciamo sinceramente, non si intendevano molto eh, d'arte, quindi eh, preferivano dipinti leggeri, come potevano essere scene di genere o come potevano essere ritratti con cui lasciare una testimonianza della eh, fortuna acquisita nel corso degli anni. E spesso appunto Tomins era anche ricercato per, per questo motivo, perché nei suoi dipinti dava molta evidenza, molto risalto eh, per esempio alle onorificenze, ai particolari dell'abbigliamento da cui poteva eh, emergere la ricchezza. La ricchezza raggiunta. E anche il fatto che siano dei ritratti molto fotografici e significativo non solo perché eh, lo stile di quell'epoca eh, richiedeva appunto questa, eh, questo realismo, ma anche perché erano gli stessi borghesi a richiedere questo realismo per essere facilmente identificabili. Ma per quel che riguarda questi quadri vengono anche periziati, vengono visti e nessuno si è accorto fino a qualche tempo fa di questa firma. Sono passati quanti anni? È stato acquistato nel 2009, quindi sì, due anni diciamo eh, e probabilmente comunque anche il precedente proprietario che era un privato triestino l'aveva acquistato a sua volta come un Tomins. Mm, ripeto, probabilmente le eh, problematiche sull'attribuzione sono legate al fatto che eh, Polly eh, riprendeva volutamente lo stile di Tommins per avere un maggiore mercato, un maggiore smercio delle sue opere, eh, ma anche, come dicevo, mh, in qualche modo si era adeguato al non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista compositivo. Anche perché, per chi non lo sapesse, Tommins non firmava. No, infatti. Eh, infatti questo problema dell'attribuzione in qualche modo non è una novità, nel senso che già eh, in occasione dell'ultima retrospettiva che è stata dedicata a Giuseppe Tomins e che è stata ospitata nel 2002 al Museo Revoltella di Trieste e poi ai Musei Provinciali di Gorizia, anche in quell'occasione è comparsa una firma a sorpresa nascosta fra le venature di un tavolino di legno in un ritratto che poi ha portato alla riassegnazione al Ferrarese Giovanni Pagliarini di ben quattro dipinti. Che precedentemente erano stati considerati del Tomins. Insomma, è una curiosità anche venire a vedere questo quadro. Beh, certo, senz'altro. È anche un modo per conoscere un autore poco noto. Poco noto poi soprattutto come ritrattista, perché comunque Polli ha, ehm, ha avuto una sua notorietà sia come pittore eh, storico di, eh, di soggetti religiosi, per esempio nella chiesa di Sant'Antonio Nuovo a Trieste, ma anche come eh, autore di genere e appunto con quadri di genere ha partecipato a diverse edizioni del, eh, dell'esposizione della Società Filotecnica Triestina negli anni 40.